Maurizio Mangialardi, neoeletto sindaco di Senigallia al primo turno con più del 50% delle preferenze. La prima dichiarazione da sindaco. Un grande giorno per la città e un ringraziamento sentito a tutti i nostri concittadini per dare a questo progetto una grandissima occasione, un progetto condiviso, un progetto da condividere, un progetto per la città di tutti. Siamo andati oltre le aspettative? Beh, era veramente molto complicato, 5 candidati, 3 del centro-sinistra, sembrava veramente impossibile riuscirci al primo turno. C'erano le condizioni per arrivare ad un ballottaggio comodo, questo sì, è ovvio che anticipare mette tutti nelle condizioni di avere una capacità, un riferimento fin da subito e soprattutto una sottolineatura del candidato e del progetto da parte dei cittadini, che ovviamente ci dà grande forza. Dove ha vinto Mangialardi? In tutta la città o in qualche seggio in particolare? Qualche frazione? Abbiamo vinto, penso, più o meno dappertutto, qualche seggio un po' più debole e tanto riconoscimento da parte delle frazioni. E questo ovviamente è ancora motivo di orgoglio per chi pensa che il territorio non sia solo il centro storico, ma sia un comprensorio molto più ampio, una grande occasione e una grande opportunità per la città di Senigallia. Adesso immaginiamo il momento della festa e la prima cosa che farà da sindaco, il primo obiettivo da raggiungere. Il primo obiettivo da raggiungere è la difesa dell'acqua pubblica con gli atti che servono e poi subito al lavoro per la preparazione della stagione estiva. Congratulazioni. Grazie.